Alla fine è successo. Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha dimostrato che è possibile riutilizzare la tecnologia spaziale. La conferma è arrivata il 31 marzo, quando dalla rampa di lancio più prestigiosa concessa dalla NASA a una compagnia privata, la storica Cape Canaveral, si è alzato in volo il razzo Falcon 9, poi in sequenza il rientro, il recupero e il possibile rilancio. Quattro fasi su cui poggia il futuro dello spazio, perché permettono di abbattere drasticamente i costi. Il ciclo virtuoso di riutilizzo, sognato e poi realizzato da Musk, permette di eliminare la parola rifiuti dal processo di lancio e messa in orbita di satelliti. Nel caso dell'esperimento riuscito di venerdì, che arriva dopo numerosi e costosi fallimenti, il Falcon 9 è atterrato dopo pochi minuti su una piattaforma pronta ad accoglierlo in mezzo all'oceano. In questo caso è stata completamente recuperata anche la carenatura di protezione del satellite, permettendo così di recuperare anche i 6 milioni di euro del suo costo. Ma da dove viene l'idea di Musk? L'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense si muove in più settori, tutti con qualche attinenza all'ambientalismo e soprattutto con una fortissima spinta all'innovazione, cosa che fa costare spesso il suo nome alla parola visionario. Dopo aver fondato PayPal, venduta poi ad eBay, Musk si è dedicato a un'altra sua creatura, la Tesla Motors, una casa automobilistica che produce veicoli elettrici. È stata poi la volta di SolarCity, la principale azienda a stelle e strisce per la produzione e l'installazione di pannelli fotovoltaici. E poi, naturalmente, c'è lo spazio. SpaceX è nata nel 2002 con il deliberato e ambizioso obiettivo di portare l'uomo a vivere su altri pianeti, in particolare su Marte. Un obiettivo benedetto anche dall'ex presidente Barack Obama, che nel 2008 aprì a Musk le porte della NASA e apparentemente confermato anche da Donald Trump, che ha portato a 19,5 miliardi il bilancio dell'Agenzia Spaziale Statunitense, segnale che la strada per il pianeta rosso è ancora quella da percorrere. Musk ha un contratto con la NASA da $1,5 miliardi per rifornire la Stazione Spaziale Internazionale, verso cui la capsula Dragon volò per la prima volta nel 2012. Un'intesa pubblico-privato che può portare a uno sviluppo più rapido di tecnologie per lo spazio. Una sinergia e non una lotta, insomma. Nel rapporto tra l'agenzia nazionale e la compagnia privata, un beneficio sicuramente c'è, spiega Enrico Flamini, chief scientist dell'Agenzia Spaziale Italiana, durante l'appuntamento Space Talk di ACTV, cui ha partecipato anche l'agenzia DIRE. Il beneficio sicuramente c'è, in quanto la parte che chiamiamo privata, che comunque è strettamente interlacciata al pubblico, molte delle cose che Elon Musk realizza sono progetti che sono finanziati anche da NASA, perché è l'interazione tra i due, la capacità, diciamo, che ha un privato magari di saltare alcune procedure e andare più direttamente al punto, fa avanzare un po' più rapidamente il sistema. Questo discorso dei riutilizzabili è un discorso fondamentale se si vuole appunto atterrare e ripartire, Luna, Marte che sia, e quindi la capacità che ha Musk di rischiare è più alta che quella che ha la NASA di rischiare. Le parole di Musk dopo il recupero del Falcon 9 sono piene di entusiasmo. Sono incredibilmente orgoglioso, ha twittato, per aver raggiunto questa pietra miliare per lo spazio e parte subito per una nuova sfida. Prossimo obiettivo è il rilancio entro 24 ore.